fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi. Se voglio partire da che cos'è l'ecopsicologia, quando nasce, come ci sei arrivata, che cosa, okay, cosa fai all'interno di questa idea. Ok. Allora, l'ecopsicologia mi piace definirlo come l'incontro tra due giovani scienze, l'ecologia e la psicologia, che in fondo hanno un secolo di età tutte e due, che solo apparentemente si occupano di cose molto diverse. Una si occupa del mondo esterno e l'altra si occupa del mondo interno, ma che invece hanno scoperto di avere molto da darsi reciprocamente, perché non possiamo davvero attingere alla motivazione più profonda e più efficace per diventare attenti al mondo esterno se non partiamo dal senso di coinvolgimento, di appartenenza che si risveglia dentro di noi. Quindi l'ecologia, l'ambientalismo, chiunque si occupa di risvegliare coscienza ambientale si è reso conto di aver bisogno di un ABC della psicologia per capire come arrivare alle persone, visto che né il catastrofismo né il far sentire le persone in colpa è efficace al fine di risvegliare coscienza ecologica. D'altra parte, la psicologia si è accorta, anzi, singoli psicologi si sono accorti, che andando in natura si sta meglio. E quindi ufficialmente nasce siamo alla fine degli anni Ottanta, all'Università di Berkeley, un gruppo di accademici che si riunisce attorno a Robert Greenway e che include nel gruppo anche Theodore Rozsak. Theodore Rozsak è uno storico della cultura, è lui che passa un po' alla storia come il padre dell'ecopsicologia. Di fatto lui è colui che ha raccolto tutto il materiale di questi incontri, condivisioni, speranze, esperienze, e le ha raccolte in un libro che si chiama The Voice of the Earth, che è uscito nel 1992, a cui ha fatto seguito nel 1993 anche una raccolta del Sierra Club che si chiama Ecopsychology. L'ecopsicologia non l'ha inventata lui, non l'ha inventato questo gruppo, l'ecopsicologia è antica come il mondo, però siamo proprio negli anni Ottanta in cui molti professionisti diversi stavano arrivando a questa stessa conclusione, per cui stavano nascendo visioni green psychology, ecotherapy, transpersonal ecology, che ognuna portava avanti un discorso molto simile. Quindi il termine ecopsicologia nasce come cappello comune per evitare la dispersione e per far sì che ci sia un tema forte su cui tutti i professionisti del mondo eco attenti alla dimensione psico, del mondo psico attenti al livello eco, in cui si potessero incontrare, confrontare e collaborare. Quindi l'ecopsicologia parte da questo presupposto tutt'altro che scontato, ma che apre le porte a un'operatività a tanti diversi livelli, che c'è una relazione diretta tra la qualità di relazione che io costruisco dentro di me con me stessa e la qualità di relazione che costruisco con gli altri, ma questo era già scontato, anche col mondo, e viceversa. La qualità che costruisco col mondo va a impattare sulla qualità di relazione con gli altri e quella con me stesso. Questo vuol dire che io scopro che portando persone in natura, già le persone stanno meglio, anche se vanno in natura e chiacchierano di film di calcio e di Rossetti. Se però le porto in natura con una preparazione, con una centratura, ci piace chiamarla nell'ecopsicologia, quindi un portare l'attenzione all'interno, una maggior sensibilizzazione, ecco che si crea una situazione di silenzio interiore in cui diventa più facile cogliere quelle voci, quelle intuizioni, quella saggezza già insita in ognuno di noi, che però sussurra. E quindi occorre un minimo di setting adatto per coglierla. E d'altra parte, quando faccio fare a delle persone un percorso di crescita personale in cui le porto al di là della visione superficiale di chi credo di essere, di chi mi hanno detto che devo essere, di chi dovrei essere secondo altri, e vado più a fondo, mi scopro molto più ampio, sono immenso, contengo moltitudini, mi contraddico. È un bellissimo verso di Walt Whitman che usiamo proprio come definizione di cosa intendiamo per io, per personalità. Ecco, quando una persona affronta un percorso di questo tipo, più va a fondo dentro di sé e più scopre la connessione con la Terra. Scopre questo livello che in ecopsicologia chiamiamo inconscio ecologico, che è la consapevolezza innata, iscritta addirittura nel nostro DNA, che noi siamo la Terra.
Siamo parte integrante di questo pianeta dal punto di vista delle componenti fisiche, dal punto di vista della fisiologia, della struttura del nostro corpo, che è arrivato a quello che è grazie a tutte le prove generali o tutte le esperienze che hanno preceduto. E siamo simili nei nostri meccanismi emotivi, siamo simili nei nostri meccanismi mentali, perché attualmente stiamo vivendo un periodo di scoperte eccezionali nel campo dell'etologia, della neurobiologia vegetale. Chi è attento, chi segue, ma anche solo le scienze o articoli che stanno arrivando anche alla divulgazione, stanno emergendo informazioni che confermano ogni volta di più quanto siamo simili a tutti gli altri terrestri, animali, vegetali, anche minerali. L'ecopsicologia di fatto raccoglie l'eredità di tante diverse visioni, soprattutto che dopo gli anni 70 hanno iniziato a diffondersi, tant'è vero che si definisce come transdisciplinare. Quindi fanno parte delle basi filosofiche dell'ecopsicologia, prima di tutto l'ecologia profonda di Arne Naess, il ribaltare quest'idea che il mondo sia una cosa e che il primo che arriva se ne appropria dice mia, e ridare agli esseri viventi la loro dignità di essere esseri che hanno un loro diritto ad esistere. Quindi l'ecologia profonda pone le basi per questa grossa trasformazione di visione del mondo da antropocentrica a ecocentrica, e questa proprio è una delle basi. Ma l'ecopsicologia dice, ok, e adesso cosa ne faccio di queste basi? Come le traduco in comportamenti, in insegnamenti, in attività, in cose per cui possa diventare facile trasmettere, comunicare questo messaggio e tradurlo in cose concrete? Ma sto ancora un attimo sulle basi teoriche. Ne fa parte Teoria di Gaia, di James Lovelock, cioè questa visione che la Terra è un organismo autoregolantesi. Ne è parte la visione di Edgar Morin, Terra Patria. Lui parla di cittadinanza terrestre, lo vede come un salto evolutivo. Ne fa parte il concetto di coscienza biosferica di Jeremy Rifkin. Siamo votati all'empatia, questo è il nostro prossimo salto evolutivo. Ne fa parte il messaggio di Thomas Berry, ecologo, teologo, che parla di era ecozoica. Stiamo entrando in una nuova era. Ne fa parte Joanna Macy, ambientalista, The Turning Point, il punto di svolta. Anche un altro psicologo e giornalista, Peter Russell, ha scritto questo libro Il cervello globale. Tutti questi eventi sono attorno agli anni 70, sul terreno già arato da Primavera silenziosa di Rachel Carson, dalla ricerca del Club di Roma, I limiti dello sviluppo, che hanno preparato quindi la coscienza collettiva al fatto che forse c'è qualcosa che non sta andando proprio come si deve nel nostro rapporto col mondo. Fa parte delle basi forti dell'ecopsicologia anche tutta la cultura nativa, tutta l'attenzione a questa conoscenza millenaria di decine, centinaia, milioni di anni, delle 250.000 generazioni che ci hanno preceduto e che hanno vissuto a stretto contatto con la natura. Su tutto questo entra la psicologia umanistica e transpersonale, offrendo un metodo di lavoro che parte dal presupposto che, socraticamente parlando, è già tutto dentro di noi, cioè tutte queste idee, tutte queste considerazioni, in realtà le abbiamo già dentro, se solo veniamo guidati a toccarle con mano. E la psicologia umanistica offre una visione dell'essere umano come in grado di andare oltre i condizionamenti che ha ricevuto dall'educazione, dalla società, dalla storia personale, e poter fare delle scelte che modificano il suo modo di vivere coerentemente con dei valori sentiti intimamente come autentici. Quindi c'è una grande fiducia nell'essere umano come in grado di mettere in atto una sua potenziale libertà, creatività e responsabilità, dove la libertà è la libertà di poter dare risposte sempre nuove che non sono legate agli automatismi, agli apprendimenti innati. La creatività è la capacità di creare qualche cosa che prima non c'era,
E la responsabilità è quella di riconoscere che se ho libertà e ho creatività, vuol dire che devo anche un po' assumermi la responsabilità di quello che metto in atto o non metto in atto. La psicologia transpersonale, che emerge negli anni 70 come evoluzione della psicologia umanistica, umanistica esistenziale, spalanca gli orizzonti, mi piace dire, oltre la cima della piramide di Maslow. La piramide di Maslow, che molti hanno studiato anche in economia, è quella che parte dal presupposto che noi abbiamo dei bisogni di base, di sopravvivenza, di affetto, di autostima, che quando sono ragionevolmente soddisfatti, creano il terreno che porta l'individuo all'autorealizzazione. E in tutti gli schemi che si trovano si vede proprio una bella piramide, quindi si parla della cima della piramide di Maslow. Quindi cosa voglio dalla vita? La psicologia transpersonale si accorge che il viaggio non è finito lì, che c'è un bisogno diverso, che può iniziare a rodere e a erodere la soddisfazione e il traguardo raggiunto, e che è una domanda di tipo diverso, che è: che cosa la vita vuole da me? E quindi, raggiunta la cima della piramide, emerge spontaneo il bisogno di andare oltre e di dire: ok, adesso che ho capito chi sono, cosa so fare, ho imparato a farlo, ho successo, mi è riconosciuta questa, sì, vabbè, ma che senso ha se lo faccio solo per me? Cosa posso fare di utile per gli altri, di utile per il pianeta, di utile per una causa che ho a cuore? E questo diventa la nuova meta. E è una meta che non ha limite, cioè non c'è più un punto d'arrivo, appunto, perché punta all'infinito. Ed è quindi una psicologia che parte dal presupposto che innato in ognuno di noi c'è questa spinta a fare della nostra vita un progetto che si inserisca costruttivamente, creativamente, gioiosamente, perché è basata proprio sul concetto della vita come occasione di gioia, anche al servizio degli altri. È una psicologia poco nota in Italia, ma negli Stati Uniti, dove l'ecopsicologia è già materia di master universitari, la maggior parte delle volte è all'interno della facoltà di psicologia e affiancata a dei master in psicologia transpersonale. Proprio perché l'ambiente natura diventa molte volte una situazione ottimale, appunto, a connettere l'interiorità in cui le voci che sussurrano possono essere sentite, ascoltate. La natura, in quella che in ecopsicologia consideriamo la cultura nativa europea, quindi nella cultura celtica, la natura era la sede dei templi. I templi erano le foreste, i boschi sacri. Era molto viva la connessione della nostra specie con tutto l'ambiente che ci circonda, con tutto il popolo degli animali, quelli che in ecopsicologia chiamiamo fratelli maggiori. Questa tradizione è rimasta ancora viva perché ancora in poemi medievali, nella canzone Il dono del cervo di Branduardi, ritroviamo questo concetto che quando un cacciatore uccide un animale lo ringrazia, consapevole del dono che questo animale gli fa. Che è questo proprio il segno della disconnessione attuale. Si è persa completamente questa consapevolezza che quando prendiamo un albero, un'insalata, un pollo, c'è qualcosa che sta dando la vita per noi e va bene, fa parte del ciclo della vita. Ma però quello che non va bene è che non ci sia la gratitudine, la consapevolezza, il riconoscerlo. E questa disconnessione col mondo esterno va di pari passo, e ritorniamo all'assunto iniziale che avevo fatto, con una disconnessione dal mondo interno. Quindi è diffusa, c'è un'incapacità diffusa di entrare in connessione: ma io chi sono? Cosa voglio davvero? Cosa mi piace fare? Cosa so fare? Che stile di vita voglio scegliermi? Che stile di vita adatto a come sono fatto io? E non nel posto in cui sono nato o nel tipo di famiglia in cui sono nato. Del resto la società occidentale è molto forte nel guardare fuori e nell'agire fuori, tanto quanto la società orientale è molto forte nel guardare dentro e nell'agire dentro. Non a caso questa grande attrazione tra poli reciproci. Quindi l'ecopsicologia lavora in pratica sia portando persone in natura in un certo modo per fargli vivere momenti di scoperta
che il mondo è vivo, è vario, è sorprendente, è meraviglioso. Nel portare questa attenzione alle piccole cose, nel portare l'attenzione alla meraviglia, allo stupore, quello che i bambini hanno, in effetti poi c'è tutto un modo particolare di lavorare con i bambini, perché ai bambini non c'è niente da insegnare, c'è da metterli in condizione di insegnare loro a noi. Si risveglia in parallelo un'attenzione anche alle sfumature, alle sensazioni, alle emozioni fugaci, alle idee che se non le acchiappo le perdo, che ci sono dentro di noi. Quindi andare in natura in un certo modo diventa un'occasione per avere degli apprendimenti che ci parlano proprio di noi. D'altra parte, fare invece un lavoro approfondito su chi sono mi predispone ad andare in natura con un'attenzione di tipo diverso. Qua l'attenzione che ho messo in campo guardandomi dentro la metto in atto fuori e scopro che posso avere un dialogo estremamente arricchente con un albero, con una nuvola, con uno scarabeo verde, ma perché creo una relazione io-tu con un interlocutore altro e scopro che ogni albero è diverso, che ogni albero ha una sua struttura, ha un tipo di muschio, di lichene diverso, ha degli insettini diversi, ha dei buchini diversi. Ogni albero è un mondo, esattamente come ogni persona è un mondo. L'apprendimento continua a rimbalzare, imparo fuori, l'apprendimento arriva dentro, che poi si riflette in qualche cosa che mi permette di tornare al mondo fuori con una sensibilità maggiore. E l'ecopsicologia vuole anche essere di aiuto a questa voglia, bisogno di fare qualcosa che sia significativo, che dia un senso, che sia utile. Quindi accompagna a fare sì che ognuno si attivi nel suo piccolo, con quello che può, con quello che vuole, con quello che è capace di fare. L'ecopsicologia vuole essere l'antidoto alla diffusa rassegnazione all'evitabile, perché sembra che tutto ci spinga all'ineluttabilità della fine del mondo, che è paradossale. Quindi fare sì che le persone non si perdano d'animo, far sì che le persone scoprano quel margine di libertà, creatività e responsabilità che hanno e che possono prendere in mano, ognuno al suo livello. La mamma magari educando i bimbi in un certo modo e dandogli il frutto invece che la merendina, portandolo al parco invece che al centro commerciale. La vecchietta in casa di riposo, invece che buttare via la bottiglietta con l'acqua rimasta, si occupa di quella piantina sul davanzale che gli inservienti non hanno il tempo di curare. Chi è sindaco di un comune riuscirà a fare qualcosa, chi è lavoro in un'azienda riuscirà a farne un'altra, chi è presidente degli Stati Uniti come uno degli ultimi, che finito il suo mandato ha abusato del suo potere per mettere sotto protezione quante più aree naturali poteva. Non doveva ormai più rendere conti a nessuno, dice adesso che ho ancora il potere faccio quello che posso. Il termine ecopsicologia è stato scelto proprio perché mette insieme eco, oikos, casa e psico, psiche, anima. Di fatto psicologia è una professione molto specifica, ma non sono solo gli psicologi che possono tradurre tutta questa visione in attività operativa pratica, in una professionalità quotidiana. Proprio per evitare questo malinteso, nell'ambito della Società Internazionale di Ecopsicologia, che è nata nel 2005, è stato creato un termine, ecotuner. Il tuner è la rotellina della radio con cui dobbiamo girare per sintonizzarci sul canale che vogliamo. Quindi chi fa una formazione in quella che chiamiamo ecopsicologia applicata, se è psicologo, se vuole, si può autodefinire ecopsicologo. Se è counselor, si può definire eco-counselor, perché questa tra l'altro è una qualifica professionale che è stata riconosciuta da AssoCounseling come una delle 35 qualifiche professionali aperte ai counselor. Se è coach, si può definire green coach, perché c'è anche proprio questo filone. E nella formazione vengono più o meno in uguali proporzioni professionisti dal mondo eco e professionisti dal mondo psico. Questa congiuntura si è rivelata estremamente fertile, estremamente interessante, perché sono professionalità che normalmente nella vita quotidiana non si incontrano e che hanno moltissimo da darsi. Quindi c'è un apprendimento reciproco, nascono dei progetti in comune, nascono collaborazioni, nascono amicizie, proprio favorite da questa
interdisciplinarietà di persone che partecipano a una formazione comune. E l'ecopsicologia ancora in ambito accademico non è consolidata, ma c'è la sorella maggiore, la psicologia ambientale. La psicologia ambientale ha il compito, egregiamente svolto, di raccogliere dati, informazioni, statistiche, ricerche, che hanno ormai senza ombra di dubbio dimostrato che c'è un parallelismo tra degrado ambientale e malessere esistenziale. Bambini che hanno accesso al verde hanno meno problemi di obesità, di depressione, di deficit d'attenzione, di problemi di socializzazione di quelli che non hanno accesso a spazi verdi durante le ricreazioni nelle scuole. Prigionieri che non hanno possibilità di andare nel verde, nell'ora d'aria, hanno un tasso di suicidio maggiore. Malati che dalla stanza dell'ospedale vedono il verde guariscono prima di quelli che vedono un muro. Addirittura in Giappone, nata in contemporanea con l'ecopsicologia, siamo a fine degli anni Ottanta, c'è tutto il filone della medicina forestale. Quindi scoperta empirica prima, dagli anni 90, anche con tanti studi, e verifiche e dati raccolti, che l'essere in contatto con gli alberi per almeno 20 minuti innesca un meccanismo di attivazione a livello cellulare, oltre che a livello psicologico, che favorisce il processo di guarigione e di recupero. Quindi i dati che confermano che il contatto con la natura fa bene anima e corpo ci sono, ma la psicologia ambientale stessa dice: io qua mi arrendo. È qui che l'ecopsicologia prende il testimone e, forte di questi studi, lo porta avanti, lo traduce in pratiche. E qui entriamo proprio nell'ecotuning. L'ecotuning è la facilitazione della relazione con la natura. Quindi attività che permettono di fare amicizia con la natura, di non averne paura, perché molte persone ne hanno paura. Molte persone che non sono cresciute a contatto con una natura non coltivata, non tutta bella, bellina, erba verde tagliata, se si trovano in un bosco, Biancaneve docet, cioè vengono prese dall'ansia. E quindi l'ecopsicologia ha anche il compito di, ritrovando questa dimestichezza anche con l'ambiente selvatico, favorisce anche un prendere dimestichezza col proprio ambiente interno selvatico e non addomesticato. C'è una connessione proprio tra natura e dimensione eros, nel senso più ampio del termine, Dioniso. Quindi l'ecotuning è soprattutto il campo di tutti coloro che vengono dal mondo dell'educazione ambientale, dell'animazione, del guardiabosco, del guardiaparco, gli insegnanti degli asili nido. Sono giochi, è un'animazione che però non si pone solo l'obiettivo di far divertire, ma attraverso il far divertire crea opportunità per acquisire una maggior dimestichezza, familiarità, amicizia con l'ambiente naturale, in tutti quegli ambiti in cui è stato perso, quindi soprattutto nel mondo urbanizzato, soprattutto rivolto a chi viene dalle città. Soprattutto come antidoto a tutto questo eccessivo, e ormai sta diventando anche un problema, si parla proprio di dipendenza da tecnologia, da questo eccessivo utilizzo della tecnologia. Una bella caratteristica dell'ecopsicologia è che non è antitecnologica, ma si definisce post-industriale. Anzi, c'è una grandissima fiducia nella tecnologia usata bene, usata intelligentemente, perché è quella che ci può permettere di consumare meno, inquinare meno e di riuscire a raggiungere obiettivi ecosostenibili, non solo come una verniciata di verde su qualche cosa, ma davvero cambiando lo stile di vita. Nell'ambito di questa associazione internazionale, che ha aderenti in 4 diversi continenti, ma senza la tecnologia noi non saremmo mai riusciti ad arrivare a questo traguardo di incontrarci una volta alla settimana, non sempre tutti, i rappresentanti di questi 11 paesi, via webinar. Gran parte e parte della formazione all'interno della scuola di ecopsicologia viene svolta proprio attraverso i webinar. E l'ecopsicologia si è diffusa soprattutto Stati Uniti, Canada e Inghilterra.
però l'Italia è sicuramente la prima realtà extra Stati Uniti che ha consolidato una scuola e che è entrata attivamente a far parte di questa rete internazionale. Quindi sì, l'Italia di fatto ha fatto un po' da capofila per quanto riguarda il tema scuola, perché quando abbiamo deciso di far nascere IES Training, International Ecopsychology Training, in ecopsicologia, l'esperimento primo è stato fatto in Italia. La scuola di ecopsicologia è nata nel 2004, ancora una volta qua, in questo parco, e sono passati dalla scuola in questi anni per un corso via mail, per un evento di una giornata, quindi non solo per le formazioni professionali, ormai siamo a 350 persone. Formazione professionale che è iniziata nel 2010, siamo adesso a 70, di cui operativi già una ventina. Di questi 70 ce ne sono 30 che stanno ancora concludendo. E sono entrati due professioniste che hanno finito la formazione, Silvia Mongilli, una psicopedagogista in Sardegna, e Carmela Di Carlo, una psicoterapeuta in Sicilia, che si sono impegnate per porre le basi per una formazione anche ognuna nella loro regione e quindi sono entrate a pieno titolo come insegnanti della scuola. Il macro obiettivo è creare un centro culturale nel verde in cui la visione dell'ecopsicologia possa trovare esplorazione, approfondimento e fare formazione nei suoi sette filoni. I sette filoni sono crescita personale, relazioni ecologiche, relazione con gli animali, con le creature altre, con la pet therapy, attività assistite con gli animali, attività con la natura, nella natura, attività rivolte alle collettività, alle comunità, feste di paese, eventi nel parco, in cui è un'occasione per gettare semi affinché le persone sperimentino, entrare nelle organizzazioni. Io lavoro anche nella formazione aziendale e porto nell'ambito aziendale tutto quello che crea relazioni di qualità tra le persone e leadership personale. E il settimo filone è quello che chiamiamo della green mindfulness, quindi della ricerca interiore con l'ecopsicologia. Nella misura in cui arrivano professionisti in questi campi, arricchiamo con proposte formative. La mia idea, il mio sogno, il nostro sogno, e che diventi anche un posto che possa fare da base alla nostra attività di tipo formativo. Un centro di formazione con scambio internazionale, questo è il sogno. Io ho vissuto anche all'estero, quindi l'idea dell'incontro con l'estero, del favorire lo scambio internazionale, per me è parte integrante. Un punto che possa diventare un punto di riferimento in cui si sa che là quelle idee vengono insegnate, ma non solo insegnate, perché nella formazione che noi facciamo noi invitiamo le persone a creare un progetto pratico, quindi non diamo solo la teoria, vogliamo che poi ognuno lo sappia tradurre in qualche cosa di pratico, di concreto, che possa crearsi una sua professionalità. Le declinazioni sono tantissime. Attualmente siamo stati coinvolti come scuola in diversi progetti regionali o europei. Il sogno è che tante persone usino queste competenze teoriche e pratiche e le traducono in qualche cosa che funzioni per loro, per la loro famiglia, per il loro nucleo, per il loro paese, perché più iniziamo a lavorare per questo e più l'Italia cambia. In questi 12 anni di attività della scuola io sto assistendo a cambiamenti straordinari. Io sono convinta che nonostante le notizie, leggendo i giornali o guardando la televisione, stanno accadendo cose molto molto belle. Io noto attorno a me una sensibilità sempre crescente. La noto negli allievi che arrivano, la noto negli allievi che reincontro e che mi dicono di tutti i cambiamenti e le crescite che hanno fatto, ma soprattutto lo noto quando vado in quegli ambiti in cui non si parla di ecologia o di ecopsicologia, quando vado negli ambiti aziendali. Il mio pubblico di adesso è diverso da quello di 12 anni fa. C'è più consapevolezza. L'attenzione c'è, la preoccupazione per la questione ambientale c'è, l'attenzione al cibo biologico viene fuori da loro. Quindi io sento una diffusa
attenzione. Se lo dicessi solo nei miei allievi sarei sospetta perché vedo gente di un certo tipo. No, lo vedo anche quando vado in ambiti più aperti, più diffusi. Per me l'Italia che cambia è la possibilità di valorizzare quell'individualismo italiano che di solito viene considerato negativo e che io vedo come frutto di tante invasioni straniere che hanno portato l'italiano a essere un po' diffidente e un po' spinto ad autogestirsi, chi fa da sé fa per tre, e che quindi si ingegna. E l'Italia è davvero un paese di artisti, davvero un paese di inventori, davvero un paese di persone molto creative, molto inventive, che se vengono messe in condizioni di tradurre il loro progetto, la loro idea in qualcosa di pratico, sicuramente portano un apporto incredibile anche su un piano macro. Nel mio lavoro in ambito aziendale ho lavorato moltissimo anche con incontri individuali con piccoli imprenditori. È difficilissimo essere imprenditore in Italia. Italia che cambia nel mio sogno è che venga facilitato la possibilità a chi ha delle idee e chi ha la voglia, la passione, l'entusiasmo per mettere in atto di poterlo fare, di facilitare la possibilità di tradurre da idea in pratica senza trovarsi con mille scogli burocratici, cifra 3-0 per poter creare delle realtà funzionanti in modo istituzionale. Quindi Italia che cambia per me è la speranza di tante iniziative che vedo, perché anch'io giro tanto l'Italia col mio lavoro e ci sono tanti piccoli, è l'azienda agricola, è il professionista, tante idee bellissime. La possibilità che ci sia uno spazio per tutte queste idee di venire in campo imparando a fare anche quel salto al di là del piccolo individualismo, perché questo è quello che ci chiede la realtà attuale, e creare reti, creare collaborazioni, tenendo presente che il mio benessere sarà ancora maggiore quando sarà anche il benessere degli altri. Che scopriamo, che viviamo, quando scopriamo che quello che possiamo portare agli altri fa crescere anche altre realtà, altre persone, altri progetti. Quest'Italia.